Bentrovati a questo nuovo appuntamento video con lo Sgabello, il format realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Oggi torniamo nel mondo degli investimenti immobiliari e lo facciamo con Casavo e con Giorgio Tinacci, founder e CEO, credo. Esatto. Ben arrivato. Grazie mille. Grazie. Per l'invito. Allora, di Casavo vi ho già parlato, insomma è un instant buyer, quindi un investitore immobiliare industriale, insomma che in 2 anni ha raccolto circa 100 milioni di finanziamento e l'ultimo step di 50 proprio poche settimane fa. Quindi la prima domanda che ti faccio è: hai finito di contarli o sei ancora dietro? Beh, siete in 60 tanto, sì, quindi sì, un po' per uno. Un po' ce le dividiamo. Bene. No, comunque. Allora, intanto siete il fenomeno del momento, ecco, c'è chi dice: ah, non capisco questo sensazionalismo. In realtà, soprattutto in Italia, il modello vostro è innovativo. E per una startup raccogliere tutti questi soldi, anche se buona parte sono debito, come poi ci racconterai, è comunque incredibile, considerando anche l'età. Loro sono tutti ragazzi sotto i 30 anni, quindi insomma hanno tanto da raccontare e da insegnare. Allora, qual è il progetto dietro la ricerca di capitale? Allora, innanzitutto fammi separare un attimo le due fonti, no? Noi abbiamo raccolto in 2 anni esattamente dalla nascita 100 milioni di euro, sono circa 70 a debito di milioni e circa 30 milioni in equity. Le due fonti di capitale hanno scopi, fonti e processi di raccolta completamente diversi. La parte in equity, 30 milioni che abbiamo raccolto, 20 nell'ultimo momento cosiddetto serie B nel mondo venture capital, hanno appunto logiche di finanziamento venture capital, quindi sono tendenzialmente fondi istituzionali che operano all'interno del settore venture capital, quindi hanno una tesi di investimento in determinati settori e in determinati mercati rispetto a modelli di business innovativi che sempre coinvolgono un elemento tecnologico. Questo tipo di capitale lo utilizziamo per crescere sostanzialmente, per fare investimenti in tecnologia, per fare investimenti in persone, in marketing e in tutto ciò che è necessario, diciamo, per scalare in termini di volumi. Questa è la prima fonte di capitale. Tendenzialmente ogni startup ha il suo percorso di raccolta venture capital, non è una raccolta che fai quotidianamente, hai determinati periodi, diciamo, durante le fasi di sviluppo dell'azienda in cui decidi di fare raccolta venture capital. Ogni round, in base anche alla dimensione, ha un tipo di percorso diverso, quindi questo dipende. Tendenzialmente in media una startup fa un aumento di capitale ogni 12 mesi. Nel nostro caso l'abbiamo fatto anticipatamente, non perché avessimo bisogno di capitale, ma perché appunto si è presentata questa opportunità. Abbiamo valutato questo fondo americano Greenox come partner strategico per i prossimi anni e quindi abbiamo fatto un aumento preventivamente rispetto a quanto avevamo pianificato. Questa è la parte equity. La parte debito invece è una raccolta costante e questo invece è proprio intrinseco della natura del nostro business, perché essendo molto capital intensive, quindi prendendo noi un'esposizione finanziaria 100% sull'asset, dobbiamo avere una fonte di capitale che ci permette di diciamo sostenere questa crescita in termini di transazioni immobiliari, e questa invece è una raccolta più massiva su N canale con player di diverso tipo. Sono delle sorte di scoperto di conto corrente, certo, lasciamo il termine, da cui noi attingiamo su base rotativa per finanziare le transazioni. Quindi tutte le volte che chiudiamo una transazione immobiliare, poi diciamo che il capitale rientra nella nostra disponibilità. Ok, che sembra facile, ma non lo è. No, cioè è abbastanza complesso. Esatto. Sì. Allora, fase 2, ci sarà una fase 3? Sicuramente ci sarà altra raccolta di capitale, okay, nel senso che soprattutto da un punto di vista di debito è fisiologico e noi cresciamo con la raccolta di capitale di debito come cresciamo con le transazioni immobiliari. Noi inizialmente avevamo previsto di fare 200 acquisizioni quest'anno, in realtà ne faremo 290-300 quasi, quindi stiamo crescendo esponenzialmente e questo, diciamo, amplia quella forchetta di finanziamento necessario a questo punto di vista. Questo sulla parte debito. Sulla parte equity sicuramente la nostra tesi di investimento è che il modello cresca a volumi molto elevati. Per crescere molto velocemente questi volumi chiaramente serve un'iniezione di capitale per far crescere tutta la struttura che ci sta dietro. Ok.
Ti porto su un accadimento recente, c'è WeWork che praticamente non si quota più, i maligni dicono che dietro il PropTech in realtà spesso c'è soltanto real estate, per cui la domanda è quanto tech, quanta tecnologia c'è dentro Casavo? Ma allora, sul caso specifico, diciamo, non conosco benissimo i modelli di co-working, è un modello molto diverso dal nostro, su cui anche io condivido la posizione che la proposizione di valore tecnologica sia abbastanza residuale o comunque non sia strategica per lo sviluppo dell'azienda. Nel nostro caso invece è fondamentale, nel senso che senza tecnologia noi tra virgolette andiamo tutti a casa tra poco, perché noi stiamo cercando di industrializzare qualcosa che è sempre stato fatto sul mercato. C'è sempre stato l'investitore di quartiere, l'architetto, il geometra, caccia dell'affare, che magari fa una o due transazioni. Per fare questo mestiere su volume e su scala è necessaria la tecnologia. Cioè, da un lato il tema dati, che è quello un po' più appealing, è quello che viene più raccontato a livello pubblico, no? Quindi noi abbiamo una piattaforma di valutazione proprietaria, inizialmente utilizzavamo le nostre fonti dati, integravamo strumenti esterni, poi abbiamo col team di data science sviluppato uno strumento nostro, quindi c'è un tema di dati, quindi saper valutare il più velocemente possibile, nel modo più accurato possibile, quello che è il cosiddetto fair market value, quindi il prezzo di mercato dell'immobile al momento della fase acquisitiva. Questo è un tema importante, ma l'altro tema, secondo me ancora più di fondamentale importanza, riguarda tutto ciò che è automazione di processo. Questo è un modello di business ultra complesso da un punto di vista di gestione operativa, nel senso che tu, facendo la compravendita in proprio e non facendo intermediazione, devi gestire tutta una serie di elementi che non avresti da seguire se tu facessi solo intermediazione, quindi tutta la parte di sourcing, valutazione preliminare, due diligence, workflow comunicativo e gestione documentale con notaio, il supporto alla commercializzazione dell'immobile, la ristrutturazione e la valorizzazione dell'immobile, la chiusura delle transazioni. Tutti questi elementi qua è fondamentale che vengano gestiti nel tempo con meno persone possibile, no? A me piace sempre fare un'analogia, che è quella col mercato dei titoli azionari, no? 600 anni fa i titoli o i beni o le cosiddette commodity venivano scambiate allo stesso modo con cui avvengono le transazioni oggi sul mercato immobiliare, cioè ci si ritrovava in queste borse che erano dei centri fisici, si andava a contrattare il prezzo, il mercante prendeva il bene, lo portava, era soggetto a perimento, valutazione, incertezza, eccetera. Dopodiché oggi cosa succede? Tu, se vuoi acquistare o vendere un titolo azionario, premi un tasto sull'app e lo fai. Okay. Cosa è successo? Due cose ci sono state. Una, sono arrivati i dealer, cioè quei soggetti che acquistano, o istituti che acquistano il bene o il titolo o la merce da un soggetto per poi rivenderla ad un terzo, quindi fanno a camera di compensazione. E poi è arrivata la tecnologia che ha permesso di gestire la transazione, che prima era fisica e manuale, in una frazione di secondo. Non sto dicendo che domani le case si possono acquistare sull'app, però la tesi alla base è che avverrà lo stesso tipo di trasformazione digitale da questo punto di vista anche nel mercato immobiliare. Ok. Casavo, adesso al di là dei grandi numeri interessanti, insomma, che comunque hanno richiamato la nostra attenzione, come effetto indiretto ha creato anche tanti posti di lavoro, siamo comuni 60 persone se non sbaglio nella squadra. Com'è questa squadra delle meraviglie? Allora, è la parte più difficile, è probabilmente la gestione delle persone, le prime persone soprattutto che uno assume, secondo me è un business di persone, è fondamentale l'investimento sul capitale umano. Quindi sicuramente se abbiamo raggiunto certi risultati è grazie al team e alle persone. È una squadra molto giovane, in media avremo un'età di 27 anni, ci sono, diciamo, background più economici, finanziari, chi segue proprio tutta la parte puramente di business della transazione, poi c'è background chiaramente tecnologico da questo punto di vista e anche umanistico in parte. L'età media è molto bassa, credo che Maschi contro femmine siamo circa un 70-80% maschi, 20-30 okay. femmine, quindi c'è tanto lavoro da fare sicuramente, sì, da un punto okay. di vista di donne. Però in generale ha ricevuto anche un riconoscimento sulla qualità, sì, del, sì, posto di lavoro. Sì, sì, noi l'anno scorso siamo stati nominati come Best Place to Work del 2018 okay. nella nostra categoria, quindi certo. aziende sotto 50 dipendenti okay. all'epoca. Soprattutto per la credibilità dell'azienda e del progetto, per la motivazione delle persone,
Però diciamo, al di là della medaglietta, uno degli elementi chiave è che tutti hanno sempre condiviso il progetto fin da subito, quindi tutti si sentono molto responsabili, tutti sono azionisti, tra virgolette, dell'azienda. Questo ci ha permesso di avere un apporto, un contributo alla sua persona sicuramente strategico. Siamo molto giovani, nonostante ciò tutti diciamo, gli stakeholder esterni con cui collaboriamo invece hanno molta esperienza e credo che questo mix sia stato abbastanza importante, nel senso che noi stiamo disegnando una nuova categoria di mercato e quindi secondo me era fondamentale che soprattutto all'inizio fossimo scevri da certe logiche tradizionali che hanno caratterizzato il settore immobiliare, attingendo però dall'esperienza di persone che invece questo mestiere lo fanno da 20 o 30 anni nel mercato immobiliare. Quindi secondo me questo giusto mix di internamente da molto giovane fuori dalle logiche tradizionali del settore immobiliare, affiancati da professionisti, collaboratori, investitori, advisor che invece hanno molta esperienza nel settore, ci ha aiutato molto sicuramente. Bene, bene, sono molto contento di questo, anche perché penso che poi il turnover sarà comunque abbastanza ridotto. Sì, più che altro perché stiamo crescendo molto velocemente, sì. A settembre abbiamo assunto 20 persone, a dicembre dovremo essere quasi 90, quindi chiaramente noi facciamo un investimento sulle persone, quindi cerchiamo, così come sulle transazioni immobiliari, di avere un certo ritorno, quindi certo. Il nostro obiettivo è di cercare di tenerli tutti in azienda. Il turnover è stato bassissimo, tutti i tirocini vengono tendenzialmente convertiti al 90%, quindi siamo contenti di questo. Mi verrò a trovare prima o poi. Allora, Casavo e agenti immobiliari, ci ricordi un po' quali sono le opportunità di collaborazione con gli agenti, in quali zone e rispetto a quale tipologia prevalente? Allora, noi una delle scelte nostre che non è sempre stata ecco, ricalcata da altri modelli a livello internazionale che fanno questo mestiere di instant buying è stato quello di collaborare con le agenzie inclusivi. Su due fronti: canale acquisitivo, quindi l'agenzia immobiliare è un canale acquisitivo al pari di quello da clienti privati o anche istituzionale, oggi abbiamo il cliente acquisitivo, ed è partner esclusivo per la parte di commercializzazione. Quindi se da un lato sul canale acquisitivo l'agenzia immobiliare può offrire un servizio nuovo al proprio cliente, perché se il cliente esprime l'esigenza di voler liquidare velocemente l'immobile, l'agenzia sa sempre avrà un acquirente industriale pronto a fare un'offerta che è Casavo. Dall'altro, sulla parte di commercializzazione, noi non abbiamo una struttura commerciale interna e non l'avremo. Ci affidiamo sempre alle agenzie nostre partner, quindi sia che abbiamo acquistato da altro canale o a maggior ragione se abbiamo acquistato dall'agenzia, tendenzialmente è la stessa agenzia che ha il mandato in tutte e due le fasi, oppure che prende solo il mandato per la commercializzazione, qualora invece abbiamo acquistato non da agenzia. Inizialmente eravamo andati su un modello di collaborazione con tutte le agenzie sul mercato. Il punto è che poi ci siamo resi conto che era necessario una sorta di filtro e quindi ora ci stiamo spostando su un modello diciamo a due livelli, quindi cosiddette quelle di serie A, quelle di serie B, non dal nostro punto di vista, nel senso quelle che pensiamo abbiano più fit rispetto al nostro modello di business. Quindi stiamo facendo un test su Milano da questo punto di vista, cercando anche di offrire dei benefici aggiuntivi non puramente commissionali all'agenzia. Ad esempio abbiamo rilasciato un prodotto tecnologico e stiamo testando con un po' di agenzie su Milano. C'è l'idea di impostare la collaborazione anche sulla condivisione dei dati in modo mutevole. Quindi diciamo l'idea è di robustire con un panel la collaborazione non puramente su logica commerciale, comunque di mantenere una collaborazione solida su logica commerciale con le altre agenzie. Ci ricordi un po' la geografia di Casavo? Allora, noi oggi è un modello di business metropolitano, quindi operiamo solo nelle città e questo è quello che già avviene anche in US, dove il modello è molto sviluppato per una serie di ragioni. Siamo attivi a Milano, Roma, Firenze, Torino, stiamo aprendo in altre città in Italia, una sarà Bologna a brevissimo, che è un po' una replica di Firenze, che sta andando molto bene, perché come logiche, almeno su carta è molto simile, poi andranno provate, però questa è un po' la nostra idea.
E poi testeremo anche un'altra città che è Verona. Okay. Verona, diciamo, è diverso come modello di mercato metropolitano rispetto a quelli che abbiamo già visto, perché è un po' più piccolo. L'idea è quella di testare se abbiamo fit rispetto al mercato di Verona, per poi anche fare rollout in altri mercati molto simili a Verona, no? Perché a quel punto poi si apre un'opportunità soprattutto nel nord-est, che a livello di volume di compravendita è importante. Okay. Questo è un punto di vista italiano, poi stiamo anche valutando l'espansione fuori dall'Italia, sempre con un focus sul sud Europa. Okay. Diciamo l'Italia oggi però resta... Diciamo, sarà più facilmente Spagna e Portogallo che Germania? Sì, sicuramente, sicuramente. Io so che tra i vostri sostenitori della prima ora c'è il dottor Marco Pescarmona, che è fondatore di Mutui Online. Casavo offrirà mutui per accelerare la vendita degli immobili, così come avviene già negli Stati Uniti da parte di altri iBuyer? Allora, diciamo che sicuramente l'esperienza americana la guardiamo, quella di Open Door nello specifico. Allora, abbiamo tante opportunità, senza avere il controllo di una compravendita immobiliare, secondo me offre tantissime opportunità. Che sia l'intermediazione o fare da origination di mutui, di prodotti assicurativi, offrire prodotti anche di ristrutturazione diverso che oggi non facciamo, arredi, ci sono N opportunità che chiaramente dobbiamo un po' prioritizzare perché dobbiamo essere molto focalizzati. Il principio guida nostro è quello sempre di offrire la migliore esperienza al cliente, quindi se vediamo che da un punto di vista di cliente c'è un tema sui mutui, cerchiamo di risolverlo, e questo sicuramente lo vediamo, c'è un problema. Il problema principale che stiamo vedendo è da un punto di vista di tempistiche, cioè ad oggi non esistono società innovative da un punto di vista di mutui residenziali che offrono un percorso di approvazione più snello, basato su logiche di credit management diverse, eccetera, più accessibili anche come prodotti. Quindi riconosciamo che c'è un problema, oggi siamo molto focalizzati, sicuramente l'idea è quella, non abbiamo molto trasparentemente l'idea di dire ok, ci mettiamo a offrire mutui in proprio, facciamo intermediazione, non lo sappiamo, cioè che sia con un agreement con degli istituti finanziari, che sia in modo proprio, sicuramente è qualcosa che nel futuro dovremo affrontare, perché riconosciamo che è un pain point lato acquirente sicuramente. Possiamo dire che se arrivasse un interlocutore che, come negli Stati Uniti, è in grado di dare un mutuo in 21 giorni, potrebbe essere molto interessante per voi? Sicuramente potrebbe essere molto interessante. Potrebbe essere molto interessante lato acquirente, perché avrebbe accesso a un prodotto finanziario molto più velocemente, con tutte le implicazioni lato consumatore del caso. E potrebbe essere interessante chiaramente lato nostro, perché la nostra esposizione rispetto all'immobile si ridurrebbe in modo drastico. Noi oggi siamo molto veloci ad accettare le offerte vincolanti da parte degli acquirenti, mediamente ci mettiamo 60-70 giorni in base al tipo di immobile e alla zona della città. In media abbiamo un periodo di magazzino cash to cash di 4 mesi più o meno, in base al tipo di operazione immobiliare, e questa differenza, che è praticamente il doppio, è legata a due temi: mutuo, approvazione del mutuo, e traslochi e ulteriori ristrutturazioni o altro. Sì. Bene. Allora, come si fa a entrare in contatto con Casavo? È il tuo momento. Allora, lato consumatore, www.casavo.it, si inseriscono i dati del proprio immobile, si ottiene una prima valutazione di massima in base ai dati inseriti, che poi chiaramente viene affinata successivamente, si viene ricontattati per poi proseguire, quindi viene fatto un primo sopralluogo all'immobile, poi se uno vuole l'offerta viene confermata e si va avanti. Lato agenzia immobiliare, abbiamo una pagina dedicata sul nostro sito per tutti i nostri partner, quindi sostanzialmente ci si può segnalare o un immobile specifico, oppure si può fare una richiesta di contatto tramite chat, tramite email, tramite numero telefonico, per diventare partner di Casavo. Benissimo, grazie Giorgio. Grazie. Per la tua disponibilità, e ti prenoto già per il prossimo round di finanziamento. Ok. Grazie. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio innovativo per immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello @gerardopaterna.com. Ti aspetto in occasione del prossimo video. A presto.